pranzi mordi e fuggi, oppure meal preconfezionati spesso consumati nella fretta o nei ritagli di tempo tra una riunione e l'altra. I primi mesi dell'anno con il back to office dopo le festività portano sempre con sé l'ennesima sfida con la bilancia dopo gli eccessi delle tavolate in compagnia. E difatti la gestione quotidiana di questi pasti dovrebbe prevedere un minimo di pianificazione, possibilmente con piatti unici che contemplino carboidrati, proteine, fibre e grassi in modo equilibrato. Per mangiare sano si intende non eliminare nutrienti, bensì integrarli tutti all'interno di un regime nutrizionale bilanciato che contempli carboidrati, proteine, grassi e i macro e anche i micronutrienti presenti all'interno della dieta. Allo stesso tempo non trascuriamo il movimento, perché molto spesso sotto le feste l'attività fisica e la idratazione, parliamo di acqua, vengono fortemente trascurate. Quindi bere in modo regolare e praticare esercizio fisico sono gli altri due elementi cardine per rimettersi in forma. E frutta e verdura, che contengono molta acqua, hanno all'interno di una dieta bilanciata un ruolo chiave. Non a caso esiste una dieta che è riconosciuta come patrimonio immateriale dell'umanità oramai da 11 anni, quasi 12, che è la dieta mediterranea, che include al suo interno ben 4 porzioni tra frutta e verdura, rispettivamente 2 e 2. Quali verdure e quali frutti scegliere? Beh, chiaramente sarebbe molto meglio orientarsi su quelli di stagione. Di conseguenza è inutile andare a cercare le arance a giugno o il cocomero a gennaio. Sfruttiamo ciò che la natura ci fornisce, perché il frutto e la verdura raccolti alla fine del suo naturale ciclo di maturazione contengono al loro interno tutti i nutrienti che ci aspettiamo di trovare e soprattutto a livello di contesto ambientale evitano una sovrasfruttamento, una sovrapproduzione di prodotti che porterebbero a quella che in gergo si dice alterazione della sostenibilità ambientale. Secondo diversi studi, frutta e verdura di stagione, come per esempio le crucifere, sono da preferire per diversi motivi. Oltre ad essere un'integrazione utile in una dieta per la perdita di peso, perché contribuiscono a mantenere una sensazione di sazietà più a lungo, presentano proprietà nutritive maggiori rispetto agli alimenti che hanno raggiunto la maturazione fuori dal loro periodo ideale. Un principio, quello della stagionalità, sposato in pieno dall'organizzazione di produttori Amico Bio, che seguono i principi della biodinamica e la stagionalità delle colture agrarie. Siamo specializzati nella produzione di ortaggi sia in pieno campo come finocchi, scarole, cavolfiori, ma anche produzioni in ambiente protetto come per esempio insalatine da taglio, rucola, spinacini, valeriana, tutte produzioni che successivamente alla raccolta vengono condizionate, mondate, lavate, imbustate nel magazzino di nostra proprietà per poi essere spedite e arrivare direttamente sulle tavole dei consumatori di tutta Europa. Alimenti dal bassissimo apporto calorico ma molto ricchi in fibre e quindi ottimi alleati all'interno anche di un percorso di dimagrimento. Ma che crucifere quindi andare a scegliere? Il consiglio è quello di diversificare il più possibile, passando dai cavoli ai cavoletti e non trascurando il ruolo del broccolo piuttosto che della verza, perché sono il cavolfiore, sono tutti alimenti che contengono delle peculiarità. Di base queste peculiarità sono la ricchezza in vitamina C, quindi un vero e proprio alleato del nostro sistema immunitario, una ricchezza in vitamina K, che è un importante elemento che regola la coagulazione sanguigna e l'elasticità dei vasi delle arterie, allo stesso tempo comprende delle molecole che si chiamano glucosinolati, che sono dei veri e propri alleati del nostro fegato, perché lo aiutano a svolgere la sua funzione, di conseguenza stimolano un'azione detossificante e depurativa e soprattutto producono, permettono di produrre un quantitativo maggiore di bile che è un alleato nella gestione di grassi e zuccheri, di conseguenza ben si adattano anche all'interno di una dieta.